Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio di Alan Wake. Sì, quindi altra oscurità, altre urla, altri spari al nulla. E ovviamente sì, a sto giro dobbiamo anche passare su una roba che ci porta tutta rugginita, che ci dovrebbe portare dall'altra parte del bosco, dove immagino ci attendano cose meravigliose, unicorni, arcobaleni. Va bene, riprendiamo. Porca la pupazzola. Ma dimmi te se dobbiamo andare a metterci in ste situazioni balorde. Ora vedrai che crolla tutto. Cioè, non... è tutto arrugginito, tutto rotto. Cosa potrebbe andare storto? Cosa? Ecco appunto, ecco appunto. E va, Alan, Alan, tieniti, Alan, tieniti, tieniti a qualcosa. Tieniti, tieniti. Non so cosa succede, ma tieniti. Ah, bestie brutte, mostri, cosa? No, 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 ci schiantiamo. Aia. Aia, che male! Oh no! Oh no! Piglia la torcia, Alan, piglia la torcia. Sono brutti, sono neri, sono tanto arrabbiati e cattivi. No cosa, no cosa. Ma stai scherzando? No, 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 no. Cosa? Qual- e lei chi è? Forza, dobbiamo muoverci. Ne arrivano altri. Ok, ok, mi fido, mi fido. Mi fido alla cieca. Mi fido di lei. La torcia è roba da ragazzini. Ah, i bengala li terranno lontani. I bengala? Tizio, tu mi affascini. I bengala? Mi piace. Ok, bengala. Ok, li salve. Vedi anche tu? Diamine, certo che li vedo. Dai, okay. Muoviamoci. Va bene, non siamo così pazzi. Perché è così che va la storia. Ah. Sì, ma muoviamoci. Ho perso la mia arma. Sì, è di là, io l'ho perso. Ah, io ho un'arma. Continua a puntargli la luce addosso. E... ci volle un momento, ma poi lo riconobbi. Ah sì? L'avevo io visto no. Sul traghetto quando ero arrivato con Alice. Davvero? La fissava. Conosceva il mio nome. Stavamo andando nella direzione di Lover's Peak. Non poteva ricordo. Essere una semplice coincidenza. Cioè? Dici che è lui? Il rapitore. Davvero? Forza, Wake, datti una mossa. Ma dici, dici! Aspetta, aspetta, vabbè, intanto ci fidiamo! Intanto ci fidiamo! Accendi il bengala, accendi il bengala, accendi il bengala! Sparagli, sparagli, aspetta, aspetta, dove, cosa? Ok? Ok, va bene, il bengala fa figo. Il bengala fa figo, da dove spari? Dove spari? Aspetta che punto, aspetta che punto. Ah no, no, mi spara, aiuto, aiuto, aiuto. Ah no, era dietro, pensavo sparasse a me. Pensavo lei sparasse a me, dove? Bengala, aspetta, dura poco il bengala. Luce, luce, aspetta, non ci vedo una cipa, c'ho il palo davanti. Lei non mi spari in testa per sbaglio, la prego. Ah, cosa? Aia, ma ce l'ho dietro, tizio, ma c'hai una mira di merda anche tu però. Aspetta. Aia, mi sta colpendo, tizio, gli puoi sparare per l'amor del cielo, bengala che funziona, ok. Ma il bengala dura pochissimo e io sto finendo le pile, mi sa, ne ho sei, ne ho sei. Signore, lei dov'è? Ok, eccolo, eccolo. Ah, dove, dove tanti? Ma perché sono così tanti? Aia, aia. Tizio, lei ha una mira di merda, lei se lo faccia dire ha una mira di merda. Cioè, io faccio schifo ma lei è peggio. Io faccio schifo, ma lei è peggio. Scale, Wake. Usa i bengala di emergenza per tenerli lontani. Io tolgo queste assi. Dove sono dammi i bengala l'arma. Di emergenza? Niente da fare, Wake. No, no, dammi la pistola, stai Lilo. Stai scherzando? Dammi l'arma. Adesso non c'è tempo. Arrivano. Dammi la cacchio di pistola, tizio. Mi difendo da solo, te lo giuro. No, prendi bengala. Prendi bengala, prendi bengala. Ok, ok. Ok, sta lontani sì. Ancora un po'. Sì, li sto tenendo lontani. Tu apri la porta, sbrigati. Apri la porta, sbrigati! Sbrigati, ah, ah, ah! Dove, dove, vedo... ah, no, è la mia ombra, ok. Sì, io li sto tenendo lontani, però tu sbrigati. Tizio, tizio, sbrigati. Aspetta che prendo altri bengala. E aspetta! Aspetta, aspetta, arrivano! Arrivano, mi arrivano da tutte le parti, ma lei non è che può sparare per un secondo, tipo? No, un secondo, non chiedo tanto. Si gira un attimo e gli dà un paio di colpi, no, eh? Ok, facciamo la retromarcia tutti e due, ok? Sono tanti! Tizio, però sono tanti. Datti una mamma, mi è caduto il bengala. Mi è caduto il bengala. Oh, ok. Meglio adesso, Wake. Tranquillo e al sicuro? Ma vaffa. Solo le signorine hanno paura del buio. Lillo, mi stai un po' sulle palle. All'inizio mi eri simpatico, ma ora mi stai un po' tanto sulle siamo palle, pronti, te lo dico. Ci saranno addosso. Sì. Lover's Peak? Ok. Ah, ok, siamo arrivati. È qua Lover's Peak. Sì, c'è il cuoricino là in cima. Ok. Mi faccia arrivare sotto la luce per cortesia. Ci siamo, Wake. Sì. L'ultima fatica. Ci sono altri bengala. Sì, grazie. Li ho visti. Li dobbiamo eliminare tutti. Ci provo, ci provo. Quella dannata arma, stanno arrivando. Non funziona così. Come segui non funziona? Le istruzioni, Wake. Ma le istruzioni tue, ma Lillo, ma la lampadina ovviamente si è fulminata.
Ma perché non mi dai l'arma? Mi puoi dare l'arma? Mi puoi dare l'arma? Aspetta, 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 accendo coi bengala. Aspetta che accendo coi bengala. Ok, ok. Li illuminiamo di menso. Lei però non sbagli. Lei però non mi sbagli la mira, la prego. Arrenditi! Aspetta, aspetta. Io gli vado incontro col bengala, ma tu spara, mi raccomando. Ma io di sto tizio non mi fidi, mi fidi tanto adesso? Aspetta, aspetta, ho finito i bengala, Cribbio. Oh no, ce n'ho, ce n'ho, ce n'ho, ce n'ho, ce n'ho. Mi sembrava di averli finiti, ok. Lei fa un po' troppo il simpaticone, signore. Non siamo... Dov'è? Dov'è lei? Perché va indietro così? Perché mi abbandona? Mi abbandona. Lei è una persona orrenda. Ah, aia, 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 arrivano, arrivano, arrivano. Spara. Ti dai una mossa. Cristo, quanto ci metti a sparare. Peggio di me quest'uomo. Lo sto odiando tanto. Non arrivano da dietro, tizio. Tizio, ci arrivano da dietro. Ci arrivano da dietro, ci arrivano da dietro. Spara, 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 spara. Colpiscili, colpiscili, colpiscili. Sparagli tutto, sparagli tutto, sparagli tutto. Ok, no, ho finito il bengala. Ora ho finito davvero il bengala. Ora ho finito davvero il bengala. Aspetta, aspetta, aspetta. No, gli sono andata in faccia. Gli sono andata incontro, aspetta. Aspetta, aspetta. No, mi ha beccato lui. Aspetta, ma mi ha sparato il tizio. Aia, no, mi sa di no. Ok, ok, fallo fuori. Ce la fai? No, 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 ho fatto la cazzata. Ho fatto la cazzata, ho fatto la cazzata in male. Non capisco più una mazza. Ciao. Ciao. L'ultima fatica. No, ci di nuovo. Lì. Tieniti pronto. No, no, devo rifare tutto da capo. Dammi quella dannata arma, stanno arrivando. Sì, non Ciccio, ci dai l'arma, ti prego. Intanto Wake. Alan, inizia a prendere le munizioni di nuovo, grazie. Ma ho un piccolo déjà vu di sta scena. Dai, ok, arrivano. Arrivano e lanciano così, subito, subito. Buongiorno, benvenuti. Mamma mia, che accoglienza in questo posto. Lì c'è un caffè, lì a sinistra vedo di sicuramente un caffè. Voglio il caffè. Scusate, ma mi servono energie. Mi lasciate un attimo per prendere il caffè. Vai, tizio, spara. Sì, ma sti bengala vanno bene per tenerli lontani, ma non per ucciderli proprio. Aia, da dove? Da dove? Ah, tizio che lancia roba. Non metterti davanti al fascio di luce, sei un essere inutile. Dio, che ansia, però. Vorrei avere una pistola anch'io, mi sentirei un po' più tranquilla. Guarda che ce n'è uno lì, guarda che ce n'è uno lì, spara. Aspetta che cambio le pile, aspetta che cambio le pile, prendo il bengala. Aspetta, ma c'è qualcuno che mi lancia roba da altre parti, non ho capito bene dove. Allora, aspetta, aspetta, no, è giusto, quelli da dietro, mi ero dimenticata di quelli da dietro. Si salve, buongiorno, aspetti, 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 quello, no, 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 mi lanciano roba. Tizio, gli vuoi sparare, Cribbio? Sei un essere inutile e disgustoso, muoviti. Cosa? Dove? Ah, lì dietro, tizio, tizio qua dietro, tizio, spara di qua, spara di qua, spara di qua, grazie, aia, 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 ci moriamo di nuovo, aia, ci moriamo di nuovo, Alan. Ci serve un caffè, ci serve un cacchio di caffè, prendi il caffè, Alan, prendi il caffè, prendi il caffè. Ok, mi sento meglio, ok, mi sento già meglio. Tizio, ti vedo, tizio, non giocare a nascondino. Aspetta, 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 che corro, aspetta, che corro. Aspetta, ce n'è uno, ce n'è uno. Mi ha preso le gambe, mi ha fatto malissimo. Dove? Io sto illuminando il nulla. Ok. Una passeggiata, da, ci sono quelli in alto. Quelli in alto, vai, spara. Spara, spara, grazie, grazie. Io ho finito i bengala. Ho finito i bengala. Vai, ok, ok. Voglio una pistola anch'io. Ti prego, c'è un tizio gigante. Questo è gigante, mi sembra grosso. Mi sembra più grosso degli altri. Non vorrei dire, ma mi sembra più grosso degli altri. Mi sembra tanto più grosso degli altri. Gli puoi sparare, io l'ho illuminato, su, sparagli. Questo becca solo me, non è giusto. Oh. Alleluia, sì, ma non è giusto che beccano me. Non è giusto, per nulla, per nulla. Diamoci un taglio ora. Mia moglie, dov'è? E dammi la pistola. Avresti detto, ho già letto tutto. Come sei un cazzo tutto? Di genio, congratulazioni. Ah, farai grazie. Succedere cose gloriose e terribili quando avrai il nostro controllo editoriale adeguato. In che senso? Di che diavolo stai parlando? Esatto. Dov'è Alice? Ridacci nostra moglie! L'intero manoscritto, altrimenti Alice ne pagherà le conseguenze. Ma l'intero manoscritto l'ho perso. Tizio, cadiamo, tizio, cadiamo. Aia, 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 male, aia, male. No, 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 aspetta, aspetta, non litighiamo che lui c'ha la pistola. Alan, non litighiamo che lui c'ha la pistola. Sei una persona molto bellicosa, Alan.
sappilo, fuori di te. Pistola mia, pistola mia. Aspetta che ce l'ho io la pistola. Ah, fuggi tizio, fuggi, ce l'ho io la pistola. Ora è scarica come minimo. No, non è scarica, no, non è scarica, ok. Ok. No, torna qui. Giuro che se tocchi Alice ti faccio fuori. Ci sono bengala sparsi. Torna subito qui. Alan, non fare la voce da disperato. Mo la recuperiamo la moglie, stai tranzollo. E voleva il manoscritto perché pensava avesse dei poteri magici, ma non avevo alcun manoscritto da dargli. E ce l'abbiamo mai sparso ovunque. Dovevo tornare da Barry e decidere. Vedi, c'è un foglio fare qua, tipo, ad esempio. E mo? Ma devo passare... No, occhio, Alan, piano, piano. Alan, piano, Alan, piano. Piano, ok. Bene, mo? Indicazioni, no? Cosa devo fare? Devo attraversare il bosco, mi dice in alto a sinistra. Di nuovo? Ma, cioè, noi stiamo passando tre quarti della nostra esistenza dentro il bosco? Cioè, potremmo fare qualcosa di più costruttivo e utile per l'umanità? Ah, ti ho visto! Ti ho visto! Ma era il tizio che scappava da me, che ha rapito la moglie, o è... Aspetta. Aspetta, chi sei? Chi sei? Mostrati, fatti vedere. Ah no, era il tizio, mi sa. No, era il tizio che si nascondeva. Ma lo devo trovare. No, no, qua mi dice che devo solo attraversare il bosco. Ah, aspetta. Ci sono... Cosa? Ah, sono trappole? Cosa? Sono trappole. Guardale, sono trappole per orsi. Ma le ha piazzate il tipo. No, ma scherzi. Alan, fai lo slalom. Ma guarda, ma... ci stavo per passare sopra. Non me ne so, meno male che sbrilluccicano anche un po', ma io ci stavo per passare tranquillamente sopra. Ok. Abbiamo altre cose. No, ok, perfetto. No, guardavo che non ci fossero altre trappole. Dimmi te che... Ma me l'ha messo il tizio per davvero? Ma che fetecchio. Posso sparare le cose? No, speravo di poter buttare giù le cose. No, abbiamo sprecato un proiettile per niente. Ah vabbè, aspetta, ci sono munizioni, ok. Me ne stavo dimenticando. Bene, attraversiamo il bosco. Ci sono altre trappole, no? Ma dimmi te, oltre che a guardarmi le spalle dai tizi che mi prendono ad accettate, devo anche controllare dove metto i piedi. Alan, ok. Ok, tiriamo fuori le nostre doti da equilibristi, grazie. Le mie sono nulle, le tue spero siano un pochino di più. Sì, però qua non c'è il sentiero. Babbo, ah sì, qua no, cosa, ti ho visto, si muove tutto, ti ho visto. Dove, sei qua, aspetta. No, girati, Alan, gira più veloce, Alan, cambia le batterie. Ok, perfetto, ok. No, dove c'era anche l'altro, me ne ero dimenticata. Bengala, vai, Bengala, salvami tu. Ok, aspetta, non posso correre col Bengala, questa non è una gran cosa. Aspetta, fammi scappare, mi tirano accettate, mi prendono a colpi. No, sento rumori brutti, cosa, aspetta, non mi urli di tutto, non mi tiri di tutto soprattutto, aspetta, mi dia un secondo però. Ok, cioè noi passiamo l'esistenza in questo modo, ce n'è altri, aspetta che devo pigliare la mira, io e il joystick. Aspetta, ok. Aspetta, carica in faccia. Aspetta, perché questo, ok. Ok. Vai. Ok. Ho sentito rumore. Dove sei? Dove ti nascondi? Fetente, dietro gli alberi, sei una merda. Dietro gli alberi. Ok. Bene, no, si sente ancora il suono strano e c'è la nebbiolina, deve ancora succedere cosa brutta. No, aspetta. Mi date 10 secondi di tregua, 10, mi devo fermare un attimo. Aia, no. Dove cacchio devo passare, mo? Oddio, ci siamo persi in mezzo al nulla, che bello. Cioè, ma tipo, il luogo è tutto totalmente esplorabile, io posso andare dove voglio? Sì, a quanto pare sì! No, non posso, no, non lo faccio più, resto sul sentiero, lo giuro. Aspetti, appena ritrovo il sentiero resto lì, glielo giuro, pensavo che voi compariste solo se io camminavo sul sentiero, invece no, mi comparite anche fuori dal sentiero. Ci siamo incastrati, Alan, ok.
Cioè, non diventiamo prede ancora più facili incastrandoci in mezzo alle rocce. Ok, ok, riprendiamo fiato. Riprendiamo fiato. Qua non si apre, no? Speravo ci fosse qualcosa, ma no. Sentiero, sentiero, devo arrivare lassù. Mi sa che devo arrivare lassù, vedo roba, vedo roba. E io cerco di arrivare lassù. Aspetti, aspetti, forse devo passare per di qua, ok. Sì, c'è qualcosa. Oh, e va via la nebbiolina. Ok, pace, serenità e gioia. Ah, no, no, un cacchio. Un cacchio mi ha tratto in inganno. Lei mi ha tratto in inganno. Di solito c'è la musichetta quando stanno per arrivare. Questo non ci muore mai. Ma perché non ci muore? No, muorici, no, muorici, no, muorici. Aspetta, 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 aspetta. Dammi un attimo. Dammi un secondo. Niente. No, Alan, io non vorrei dire, ma stiamo facendo particolarmente schifo a sto giro. Cioè, non ce ne va bene una. Oh, rifacciamoci tutto il percorso. È vero che spuntavate da qua. Io me ne ero già dimenticato. Ah, c'è l'altro, c'è l'altro. Sono tre, sono tre. Perché ovviamente vanno sempre in cricca questi. Oh, grazie. No, aspetta, no, ancora lì lo vedo. Ancora lì lo vedo, guarda che vivo. Ok. Ok, ora c'è morto. Ok. Ok, a sto giro non facciamoci trarre in inganno. E Alan è stanco. No, e ancora, ma così. Salve. No, basta. Ah, non vi sopporto più. Ma tipo una bomba a mano, non ce l'abbiamo per farli fuori. La troveremo questo posto. Aspetta, non spariamo a niente. Sprechiamo troppe munizioni. Grazie. Alan, corri. Ok, siamo di nuovo alla capannetta. Stavolta non mi fregate. No, 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 stavolta non mi fregate. Aspetta. Aspetta, fammi... No, no, volevo accendere questo. Io volevo accendere prima questo. Volevo... Va bene, ok. Ok, aspetta, aspetta. No, 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 tizio, però non è giusto che tu ti avvicini così tanto. Io sto usando la luce magica. Io sto usando la luce magica. Tu ci dovresti morire. Quello lancia roba. Questo mi prende a colpi in faccia così. Proprio dire, ciao, ci muori quando è un secondo. Grazie, dai, che c'è l'altro dietro, l'ho visto che è vivo, lo so che è vivo, lo so, lo sapevo che tu eri ancora vivo. Il tuo amico ci mette un botto ad andare giù, abbi pazienza, ora mi dedico a te. Aspetta, 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 ok. Che poi da dove se le tirano fuori tutte ste accette, vorrei sapere. Ok, sì, saltino di gioia, giustamente. Aspetta che sto giro l'abbiamo imparato come si accendono. Ebbene, sia alla prima, niente alla prima, bravo Alan. Ci siamo morti quelle 2-3 mila volte. Guarda, proiettili. A vederli qui. Ok, vediamo se c'è roba che ci può essere utile. Qua no, aspetta che vedo sbrilluccicare qua dentro. Sì, ah, caffè, giustamente. Il caffè non può mancare nella vita di Alan. Va bene, ok, ok. Ma forse è per questo che scrivi roba no sense, tizio. Aspetta, vedo anche roba qua. Cos'è? Ah, manoscritto, mi sa, sì, manoscritto. Vedo altre cose. Fucile, fucile. Con proiettili pochi. Cioè, munizioni poche. C'è qualcos'altro? Posso aprire? Posso frugare? No, non posso fare niente. Quindi proseguiamo, mi sa. Perché qua non c'è una mazza. No. Ok. Ok. Proseguiamo. Guarda che figo col fucilozzo gigantesco. Però. Ah, da qua devo... Mi farò male però se scendo. Scendiamo piano. Scendiamo piano. Aia. Mi sa che ci siamo fatti male lo stesso. No, forse no. Abbiamo solo due pile però, Alan. Abbiamo solo due pile. Però bengala. Però bengala. Sento rumori. Sento rumori. Cosa? 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 Chi crolla? Cosa? Dove? Dove? Che è successo? Cosa è successo? Cosa sta succedendo? Sento roba che cade ma non capisco dove. Non capisco questa roba. No, non è roba che mi serve, ok. Sembrava sbrilluccicasse per un istante. Cosa? No, 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 no. Così fettente. Aspetta che mi giro. Aspetta, in faccia. Aspetta, ho sentito suoni, lo sapevo. Lo sapevo. Ma me lo date un creep distante in faccia? Sto facendo una passeggiata in bosco. Cioè, non dovrebbe essere così faticoso. Poi si chiede perché uno non va a farsi le passeggiate nei boschi. Non è pigrizia. Non è per niente pigrizia! Ci sono le persone brutte e cattive che ci accettano! Aspetta, non mi date neanche il tempo di accendere la luce! Si
perché io la luce poi qua la, col generatore ora la potrò accendere dopo che ho ammazzato tutti. Ma dopo che ho ammazzato tutti non mi serve più una mazza. Vabbè, forse impedisce che ne arrivino altri, non lo so. Forse. Qua cosa abbiamo? Munizioni, revolver, ok. Anche munizioni, fucile da caccia. Bene, bene. Quindi la cosa si farà ancora più divertente da qua in poi. Ottimo, ottimo. Finirà questo bosco prima o poi. Cioè, avrà una fine, dico io. Sì, da che parte devo andare? No, c'è di nuovo la nebbiolina. C'è di nuovo questo suono brutto che mi fa venire i brividi e la pelle d'oca. Dai, però. Mai più passeggiate nei boschi, tizio. Mai più. Ok, allora forse ho trovato la strada. Forse è da qua che devo passare. Sì, perché vedo una luce in fondo laggiù. Ok, ok, ci siamo. Vedo anche tizi, vedo anche tizi. Sì, però non mi può distrarre la... Chi è che mi ha lanciato cose? Chi è? No, da dietro, lo sapevo. Sì, però non vale, sì, però non vale. E io uso il bengala. E io uso il bengala perché ho esaurito le pile principalmente, non per altro. No, aspetta, 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 ricarica. Ma noi non avevamo un fucile. Aspetta. Com'è che si cambiava l'arma? Non mi ricordo. Io voglio il fucile. Io voglio il fucile. Aspetta, 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 aspetta. Vi do un secondo, vi do un secondo. Si ricarica anche la batteria. La torcia, ok. Vai di torcia. Vai di torcia. Ok, no, di torcia no. Niente. Sì, perché dopo un po' che non uso la torcia si ricarica da sola praticamente la batteria. Però ovviamente dura uno schifo, dura niente. Ok. Ok, qua c'è luce, io mi fermo qua. Qua c'è luce, io mi fermo qua per un po'. Ok, anche questo episodio di Alan Wake, finalmente oserei dire, è terminato. Sì, però non possiamo continuare a girare nei boschi. Cioè, ma questo gioco è tutto così. Cioè, io devo girare nei boschi, sparare alle ombre, illuminare d'immenso l'oscurità. Cioè, che per dire, sono tutte cose nobili e interessanti. Però basta ad un certo punto. Va bene, ragazzuoli, io vi mando un bacione e un abbraccione. Noi ci vediamo al prossimo episodio con un po' di caffeina. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao.